Se funziona, questo metodo è la svolta per tutte le imbranate a mettere le ciglia finte, me compresa. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Il video di oggi, non so più cosa dire perché dico sempre una frase di impatto. Il video di oggi sarà bellissimo perché proverò per la prima volta le ciglia finte magnetiche che sono spopolate ovunque. Quindi chi siamo noi per non provarle e testarle per il bene della comunità? Mi ringrazierete dopo. Innanzitutto, se non siete ancora iscritti al canale, vi ricordo di farlo con il tastino iscriviti qua giù e se voleste anche lasciare un piccolo mi piace, grazie di cuore. Il kit in questione è questo qui di Amazon. Era tipo il più venduto in assoluto con il più numero di recensioni e del quale esisteva sia una versione vecchia che aggiornata, ma vi faccio vedere. Si tratta di questo kit qui. No vabbè, che sono sempre così sfigata. Hanno ridotto il prezzo comunque, adesso sono entrambi 8,49. Quando l'ho acquistato io qualche settimana fa, il primo veniva tipo 9,99 e il secondo, ovvero questo che ho acquistato dopo l'aggiornamento, risultava tipo sugli 11 euro. Ma vabbè, infatti io l'avevo pagato 11,99, adesso è in offerta, quindi vi lascio anche il link giù se l'esperimento andasse bene, se vi interessasse comprare questo prodotto, così almeno ve lo comprate scontato. Direi di aprirlo subito perché non vedo l'ora. Non so se questo video possa essere un fail o la scoperta del secolo. We did it. Ecco, ho tagliato un po' anche la scatola, ma vabbè. Allora, made in China. Ok, va bene. Magnetic lashes, riutilizzabili, applicabili più volte, waterproof. Avremo in teoria due tubi di eyeliner, 5 pedi, 5 fili, 5 pedi, ciglia finte e una pinzetta per applicarle. Qui ti spiega come fare, ma lo leggiamo dopo. Quindi il prodotto si presenta così. Ok, che carino. Queste sono le ciglia dalle più naturali alle più, direi, estreme. La pinzetta di cui ci parlava e i due eyeliner. All'interno c'erano anche questo libriccino e questo foglietto, che è una scheda di garanzia. E un ringraziamento per aver supportato questo negozio. Se nei 3 mesi successivi all'acquisto si ha qualche problema, garantiscono una garanzia. Ah, praticamente qua è un libretto di istruzione con certificazione dei prodotti e così via. Andiamo all'italiano. Ok, come si usa? Quindi dovremmo agitare l'eyeliner per circa 30 secondi, applicare 2-3 strati di eyeliner, aspettare che si asciughi circa 1-2 minuti. 2-3 strati di eyeliner, una crosta in pratica. Mettere le ciglia finte magnetiche presso le linee che aveva messo sugli occhi. Come si rimuove? Preparare lo struccante o l'olio per togliere le ciglia finte magnetiche. Togliere dedicatamente le ciglia finte, usare lo struccante 15 secondi. Ok, struccarle come praticamente un normale eyeliner. Queste qui sono le istruzioni e sono curiosissima di cominciare. Innanzitutto, domanda numero 1, c'è differenza tra i due eyeliner? Credo di no perché hanno inciso la stessa frase, quindi magnetic liquid eyeliner. E l'eyeliner si presenta così. Ovviamente puzza un po' tipo di colla di ciglia finta, anche se non dovrebbe essere tipo una colla. La pinzetta per applicarle e qui le ciglia, ma vediamo un po'. Io andrei su quelle tipo in mezzo. Ah, praticamente hanno la banda magnetica, quindi si attaccano poi perfettamente qui. Dai, devo dire che sembrano carine. Hanno 1, 2, 3, 4, 5 magneti. Questa per esempio è la ciglia in mezzo, quindi ipoteticamente, innanzitutto a me saranno sicuro lunghissime. Fino alle più estreme, ovvero queste ultime qui, che da lì non si direbbe, ma in realtà sono ben più lunghe delle altre. Per farvi vedere una ipotetica differenza, poi cominciamo. Questa è la prima misura, quindi quella più corta, mentre qualcosa del genere è quella più lunga. Ma magari dopo le proveremo anche sull'occhio. Se funziona, questo metodo è la svolta per tutte le imbranate a mettere le ciglia finte, me compresa. Agitiamo l'eyeliner per circa 30 secondi. Mi viene da pensare che bisogna agitarlo per bene perché le particelle di ferro, se no, si depositano tutte sul fondo. Allora, da quello che so e che ho intuito, è difficile applicare questo eyeliner perché quasi un ibrido tra una colla e un eyeliner. Scarico bene l'eccesso del prodotto
Io direi già a prescindere che qualora ci si trovasse male con questo applicatore qui, si poserebbe benissimo un pennellino più comfort, ecco, non so, più con cui viene più facile, insomma. Andiamo sul primo occhio. Io direi di fare delle linee sottilissime attaccate alle ciglia, perché ovviamente dobbiamo fare aderire le ciglia finte. Quindi facciamo questi 2-3 strati di eyeliner. Vado fino all'angolo interno perché appunto quelle ciglia lì sono molto lunghe per il mio tipo di occhio, quindi vanno praticamente da esterno a interno. Avendo scaricato il prodotto in realtà è come se si fosse un po' già asciugato, quindi vado con il secondo strato. In realtà già da linea sottile siamo un po' oltre distanti. Direi di provare così, lascio asciugare 1-2 minuti come dicono le istruzioni. Non ho fatto la codina perché non voglio che la ciglia faccia effetto un po' all'insù e ho fatto fin bene anche l'angolo interno. Nel frattempo, se non mi segui su Instagram, ho una pagina nel quale pubblico sia makeup, reel, quindi idee di ispirazione, ma soprattutto ho una rubrica Cosmetic Pills nel quale spiego alcuni ingredienti cosmetici, comunque pillole di cosmetica se può interessare. L'applicazione devo dire che non mi è sembrata difficile o impossibile. Anzi, quanto manca? E se io provassi? Già è passato un minutino. Aspettiamo altri 30 secondi. Spero nella svolta per le ciglia finte. Direi che è passato un minuto e mezzo. Vado. Basta, sono troppo emozionata. Vabbè, a parte che mi è colato un po' di eyeliner fin lì, si è attaccata benissimo. Guardate. Cioè, magari non mi tiro l'occhio, dopo ve lo faccio vedere sulla mano. Ho rimosso la sbavatura e magari adesso che si è incollato sistemo un po' qui l'eyeliner. Sono sconvolta. Proviamo anche di là. Ah. Genio, io che volevo far così pensando di aver già messo l'eyeliner. Faccio la stessa cosa di qua. Tra l'altro, a differenza di alcune recensioni che avevo letto, mi sembra abbastanza scorrevole l'eyeliner. L'unica cosa che appunto potrebbe essere più difficile è riuscire a fare una linea sottile. Nel frattempo qui provo a riattaccare una ciglia più lunga. Two hours later. Sapete cosa? Ho paura però a staccare così la ciglia perché è un sacco forte la presa. Dopo magari la strucchiamo insieme, perché credo di aver capito che si tratti a tutti gli effetti di una colla per ciglia finta. Quindi è per questo che è un po' più pastosa. È nera come un eyeliner, così fate due passaggi in uno, ma è a tutti gli effetti una colla. All'interno ha questi microgrammi di ferro che quindi fanno aderire la ciglia perfettamente. Ma poi non è che rimane attaccata per via della potenza dei granelli di ferro, perché è minima, ma per la colla, infatti è salvissima, vi giuro. Da notare comunque la differenza. Credo di aver perso l'altra ciglia. Dove è finita? Non ci posso credere. Ok, andiamo di qua. Ancora un po' bagnato in realtà, quindi lasciamo asciugare per bene. Comunque, una volta fatta la linea, se è un po' spessa potete appunto rifinire con un po' di acqua micellare, secondo me, così vi date una forma più sottile o la forma che desiderate. Nel frattempo faccio uno swatch sulla mano perché appunto volevo farvi vedere con che intensità si incollano. Direi che adesso ci siamo. Mezzo secondo. Nonostante ciò, comunque non sono nemmeno lunghe per il mio tipo di occhio, che solitamente è piccolino, quindi devo tagliare sempre le ciglia finte. E devo dire che così ad impatto i magneti non si notano neanche più di tanto. Praticamente si perde più tempo a lasciare asciugare l'eyeliner per 2 minuti, perché poi fa tutto da solo. Effetto wow, le amo, me le vedete usare tipo sempre su YouTube, perché io nei video utilizzo spesso le ciglia finte perché migliorano un sacco un trucco, secondo me. Effettivamente poi per uscire non le uso quasi mai.
perché appunto è l'ansia che si scollino, che si vede la differenza, che siano attaccate male. È la svolta. Posso anche dirvi che la forma, come potete vedere, è super bella. Ne ho visti un sacco che sembravano dei ventagli plasticosi. Ne ho visti anche uno o due paia su Shein, che appunto si è approcciata da poco anche lei a questo mondo qui. Ma erano bruttissime quelle di Shein e costavano forse anche qualcosina in più, o comunque tanto quanto. Ma queste... vado tipo con la penultima, vi faccio vedere più da vicino. Volevo farvi vedere da vicino l'effetto. E loro stanno qui. Non va via. Facciamo tipo un test d'urto. Non si scolla. Questo è tipo il test delle montagne russe. Muoio dalle risate a vedere i video di quelle ragazze con le ciglia a ventaglio che con le montagne russe. No, vabbè. Vorrei lasciare asciugare qualche minuto qua e farvi vedere appunto l'effetto della resistenza. Così facciamo un altro test. Io volevo dare un look un po' più carino al make-up, così torno a breve da voi. Per le considerazioni finali, ovviamente. Ok, ho dato un tocco di verde al make-up. Guardate quanto è forte l'effetto sulla mano. Si muove assieme la mia mano. Nel frattempo, volevo provare a fare una prova a struccaggio. Perché magari, chissà, sono difficili da struccare e quindi fanno schifo. Vorrei provare prima tipo qua, come se fosse l'occhio. Dicevo, lascio agire qualche secondo il bifasico, come farei sulla palpebra. Ok, la ciglia è venuta via. E adesso andiamo con l'eyeliner. Effettivamente da questa parte in poi devo andare proprio a lasciare in posa e a sfregare ben bene, perché sennò non va via. Dopo qualche secondo, top, la ciglia non si è rovinata né è sporca, quindi la ripongo nell'astuccio magnetico. Considerazioni finali, economiche, dagli 8,90 ai massimo 11 euro per 5 paia di ciglia finte, 2 eyeliner e una pinzetta, che tra l'altro ci siamo dimenticati di usare. Prezzo ne vale assolutamente la pena, qualità ovviamente non è che sia un prodotto di chissà che qualità, sono comunque delle ciglia con un pelo finto, sintetico. L'effetto di tutte mi sembra molto carino. Dal vivo sono più diffuse, vi giuro, dalla telecamera sembrano un po' fake, per così dire. Ma in realtà sono carinissime. Facili da usare, il risultato effettivamente c'è, in pochissimo ho ottenuto questo sguardo wow. Cioè, vi metterei proprio una clip di prima e una clip di adesso per vedere bene la differenza. Mi è piaciuto un sacco, trovo che sia letteralmente la svolta per chi non riesce ad utilizzare l'eyeliner. Nulla, quindi prevedo che da adesso ai seguenti anni tutti quanti abbiano le ciglia finte magnetiche, perché sono un miracolo. L'unica pecca, appunto, non posso, cioè io non vorrei rischiare, però sono super adese agli occhi. Quindi non posso tipo cambiarle con quelle lunghe se mi va, così mi gira. Ma devo ristruccare tutto e riapplicare la colla, l'eyeliner che sia e le ciglia. Forse la colla poteva essere un po' più semplice da struccare, ma è andata via benissimo e non ha lasciato nessun residuo, quindi sono fiduciosa. Se volete rimanere aggiornati per quanto riguarda lo struccaggio anche degli occhi, vi invito a sintonizzarvi su Instagram. Nulla, questo è tutto. Io sono, l'avrò detto tipo mille volte in questo video, molto soddisfatta. Spero che anche a voi sia piaciuto, anzi fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate. Nulla, io vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!